Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. In una casseruola verso dell'acqua, un pochino di aceto, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Porto il tutto al bollore e nel frattempo vado a tagliare molto finemente la cipolla. Quando avrà raggiunto il bollore andiamo ad aggiungere le cipolle e lasciamo in infusione per almeno 8 minuti. Questo permette di eliminare la parte forte della cipolla. Adesso andiamo a fare il secondo metodo. Prendiamo la cipolla, la tagliamo molto finemente. Mettiamo il tutto in una ciotola. Condiamo il tutto con un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, mescoliamo il tutto e aggiungiamo dell'aceto di mele. Mettiamo coperto con pellicola in frigorifero per 30 minuti. Lo zucchero e il sale tireranno fuori la parte forte della cipolla. Adesso che abbiamo lasciato in infusione la nostra cipolla, la raffreddiamo in acqua fredda, l'asciughiamo bene e la mettiamo nella ciotola. Questa cipolla potrà durare dai 3 ai 4 giorni in frigorifero. Lo possiamo usare come base per le insalate, ma anche per fare dei soffritti più leggeri. Terminati i 30 minuti, ecco pronta la nostra cipolla, che abbiamo condito il tutto a crudo.